Uno di quei falsi miti che sto leggendo in questi ultimi giorni per quanto riguarda la rosa della Roma è che pensiamo a fare al centrocampo, dobbiamo ragionare su altri ruoli. Falso mito fino a un certo punto, perché sono d'accordo sulla parte in cui si sottolinea il fatto che la Roma non può basare il suo calciomercato solamente sul reparto, ci sono diverse zone del campo che devono essere migliorate per evitare di rivedere le stesse cose che abbiamo visto e soprattutto sopportato con fatica nell'ultima stagione. Non sono d'accordo però con chi dice che la Roma ha un centrocampo già completo, semplicemente perché è arrivato Aouar. Io sono dell'idea che bisogna prima informarsi bene e io vi dico che guardando un po' la rosa attuale della Roma da un punto di vista numerico ma anche qualitativo, a centrocampo ci manca qualcosa. Non è un caso che oltre ad Aouar ci stiamo interessando a Frattesi, perché come caratteristiche è un giocatore che ci farebbe senz'altro comodo. Ve ne ho parlato nel primo video di giornata, dopo aver visto questo potete andare tranquillamente a recuperarlo, oggi vi parlerò di altri due nomi accostati al centrocampo della Roma, con caratteristiche diverse che potrebbero essere utili in un modo o nell'altro. Prima di cominciare, come al solito, vi invito a lasciare un mi piace per supportarmi, un'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto e se volete seguirmi su tutti gli altri miei profili social vi lascio i link come sempre qua sotto nella descrizione di questo e di tutti i miei video. Allora, parliamo appunto del primo. Roberto è il Tucumano Pereira, soprannome del giocatore che tutti quanti ricorderete per la telecronaca di Stefano Borghi dopo la retrocessione del River Plate, mi pare nel 2011 più o meno. Un giocatore che si svincolerà a breve dall'Udinese, che ha fatto praticamente quasi tutta la sua carriera in Italia, fatta eccezione per qualche anno al Watford, non mi vorrei sbagliare. Nell'ultima stagione ha totalizzato la bellezza di 32 presenze condite da 5 gol e 8 assist, numeri a parer mio da capogiro se consideriamo che non ha giocato in una squadra tra le migliori del campionato. Ha fatto una buona stagione l'Udinese, ha fatto belle partite, tra cui l'umiliante 4-0 ai nostri danni, però non è stata un Napoli di turno, per dire, ma neanche una delle prime 4-5-6 del nostro campionato. Un giocatore che mi è sempre, sempre piaciuto, da sempre, da quando era all'Udinese prima, da quando poi è andato alla Juve, anche adesso che è tornato all'Udinese che ha sui 31-32 anni, 32 per la precisione. Sono sempre stato un grandissimo estimatore di questo giocatore perché incarna perfettamente lo spirito argentino unito anche a una qualità sul campo secondo me da grande giocatore. L'ho sempre considerato, lo sottolineo con tutto il rispetto per l'Udinese, un giocatore sprecatissimo per questa squadra e per questa realtà, che meritava, come è successo anche alla Juve, palcoscenici importanti. E sì, alla Juve era un comprimario, ma non era una Juve di Del Neri. Era una Juve che vinceva scudetti a profusione, quindi essere un comprimario lì vuol dire comunque che in quel momento poteva giocare titolare in qualsiasi altra squadra d'Italia, esclusa appunto la stessa Juve, senza troppi giri di parole. Un giocatore, come vi ho detto, qualitativamente parlando di gran livello, duttile soprattutto, può giocare in diverse zone del campo indistintamente, come mezzala di centrocampo, come trequartista, come esterno d'attacco, ma anche come esterno di centrocampo. Capite, no? Vi sottolineo questa cosa perché la Roma in queste zone ha fatto un po' fatica. E parliamo di un giocatore che ha fatto 5 gol e 8 assist. Di tutto il centrocampo della Roma, se li uniamo tutti insieme non ne troviamo uno. Cioè, se uniamo, facciamo un'unica entità che si chiama Brian, Matic, Medi, Wijnaldum, Selic, Leonardo... vabbè, avete capito. Non voglio allungare troppo questa cazzata. Se li uniamo tutti insieme non fanno 5 gol e 8 assist. Poi magari mi sbaglio, però due gol ha fatti Matic. Uno l'avrà fatto Cristante la prima giornata. Non ci arrivano, secondo me. Quindi avere un giocatore che ti fa tutti questi ruoli e te li fa bene sarebbe fantastico, sarebbe tanta tanta roba. Non risolveresti tutti i problemi del mondo, non sfameresti i bambini in Africa, per usare un eufemismo un po' particolare, un po' magari esagerato, però sarebbe tanta roba. Per quelli che dicono è vecchio, ma veramente fate? Cioè, l'anno scorso abbiamo preso Matic, che ha anche 2 anni in più di Pereira, e abbiamo detto la stessa cosa, è stato probabilmente uno dei due migliori di tutta la stagione, insieme a Dybala e Smalling, però veramente faccio fatica a dirvi tra i tre qual è stato il migliore in assoluto, però è sicuramente tra i primi tre, 34 anni, quasi 35,
E non voglio paragonare Matic a Pereira, per carità, Matic nel suo prime, come si usa nel gergo giovanile, era un giocatore tra i migliori in Europa, in assoluto, 40 milioni minimo credo che l'abbia pagato il Manchester, o comunque li valeva assolutamente, quindi sì, è un'esperienza diversa. Però infatti Pereira non verrebbe a Roma a fare il centrocampista indiscusso di tutto il reparto, quello che deve giocare 40 partite a stagione. È un giocatore che tu prenderesti a parametro zero, quindi a livello di cartellino non ti costa nulla. Ancor più a livello di stipendio, non ti chiedo un'esagerazione. Ripeto, sempre con tutto il rispetto, ha giocato nell'Udinese, non è che gli prendeva 8 milioni. Quindi comunque anche se gli dai un milione all'incirca, si potrebbe fare. Se si intavolasse, volevo fare il meme di Giovanni che dice se ci fosse una trattativa per Pereira, se ci fosse, però vabbè, lasciamo perdere, troppe cazzate in questo video. Se ci fosse una trattativa con Pereira per un contratto biennale, 2 anni, a 1 milione, 1 milione e 2 all'anno, io ci metterei la firma, assolutamente. Poi ci sta che magari non siete d'accordo, ho letto gente che terrebbe Villar per dargli una terza possibilità, quindi ognuno la veda a modo suo, per carità di Dio. Però un giocatore di questo tipo, in Italia, con il fatto che tu devi giocare tutte le competizioni e le vuoi portare avanti, si spera, sarebbe veramente tanta roba. Vi ripeto, 5 gol e 8 assist in una sola stagione. Con l'Udinese 23 gol e 196 presenze complessive. Un giocatore, secondo me, di livello. E vi sottolineo, voi dite che il centrocampo della Roma è completo? Sì, se ci aggiungiamo anche Pellegrini e Aouar, i giocatori ce li hai. Però se tu li aggiungi dietro e poi li togli lì davanti, capite? Cioè se voi mi dite, ok, guardando il centrocampo io considero Matic, Cristante, Bove, Pellegrini e Aouar 5, escludendo i giovani, vabbè, 5 di esperienza comunque di livello. Aouar e Pellegrini, se li togli lì davanti, davanti poi chi ci rimane, escluse le punte? Dybala, Solbakken e forse El Shaarawy? Capite, no? Cioè, siamo ancora al 16 giugno, quindi per carità, io adesso non voglio smuovere troppo le acque, è vero che la Roma comunque ha fatto dei movimenti importanti a inizio calciomercato, quindi magari ci stiamo facendo un po' tutti troppo la bocca, nel senso non è che la Roma può fare 20 acquisti a giugno, 30 a luglio e 40 cessioni ad agosto, quello no. Però, capite, io voglio semplicemente farvi aprire un pochino gli occhi e dirvi che forse a centrocampo non siamo messi così bene, perché Wijnaldum era stato preso l'anno scorso per sostituire, in sintesi, Veretout e Mkhitaryan. Non c'è riuscito, tornerà alla base, qualcuno devi prendere. Oppure no? Per questo motivo cerchiamo Frattesi, ma anche con Frattesi uno in più, secondo me, ripeto, se vuoi portare avanti 3 competizioni non sarebbe male, e a livello economico ed esperienza sarebbe un affare che io approverei al 100%, non avrei neanche mezzo dubbio, perché non ci sono dubbi dal punto di vista fisico, non ci sono dubbi dal punto di vista della qualità, è un giocatore che sa cosa vuol dire giocare in Serie A. Veramente, io se ci fosse la possibilità, essendo anche a parametro zero, io ci metterei la firma. Si parla di primi contatti 3-4 settimane fa, che è un pochino tanto. E vi dico la verità, se andassi in un'altra squadra italiana, addirittura magari l'altra della capitale, mi roderebbe il culo. Poi, oh, si va avanti, nella vita si va avanti, nel calcio soprattutto. Però, secondo me, è un'occasione che la Roma deve cercare di portare avanti. Oltre a lui vi parlo, secondo argomento di giornata, diciamo di questo video perché sarebbe il quarto, del centrocampista franco-tunisino Elias Skhiri, che io sinceramente non conoscevo. Allora, io adesso magari direte, non conosci niente, sei un inesperto, come fai a non conoscere Skhiri, l'irreprensibile Skhiri? No, io ve lo dico la verità, io non mi sono mai erto a miglior esperto di calcio mondiale o chi che sia, e quando un giocatore non lo conosco, come nel caso di Kakir del Trabzonspor, e lì sicuramente qualcuno, io lo seguo, è il più forte portiere che abbia mai visto, vabbè, non lo conoscevo. Mi sono brevemente informato, anche in questo caso parliamo di un giocatore svincolato, quindi continuerebbe, diciamo, la scia dei parametri zero, un centrocampista classe 1995, quindi quest'anno farebbe 28 anni, o non so se li ha già fatti, quindi comunque ha qualche anno in meno rispetto a Pereira, ma in meno, oltre all'età, ha anche l'esperienza nel nostro campionato, visto che lui non ci ha mai giocato. Viene comunque da una stagione più che positiva con il Colonia in Bundesliga,
Il giocatore infatti, nonostante abbia doti prettamente difensive, essendo un mediano che gioca principalmente davanti alla difesa, un po' il Matic di turno, ha segnato addirittura 8 gol in 40 presenze, conditi da un assist, cosa che secondo me non va sottovalutata, in primis perché appunto come qualità non era quello che gli si richiedeva, e in secundis perché la Bundesliga ha anche meno partite, cioè loro hanno 18 squadre in campionato, quindi sono 4 partite in meno. Aver fatto 8 gol in 40 partite per me è tanta roba, praticamente uno ogni 4, essendo un centrocampista che gioca davanti alla difesa. Quindi anche questo nome è molto interessante, si parla appunto di offerta del suo entourage, non è che la Roma lo ha cercato, parlo sempre di voci, credo che un po' l'entourage sta facendo il lavoro che fanno un po' tutti quanti gli entourage, cercano possibili acquirenti per il proprio giocatore, perché appunto si svincola. Adesso io non so bene com'è andata con il Colonia, se è stata una scelta della società, una scelta sua perché magari vuole andare da qualche altra parte, se magari ha un accordo con altri club, a quanto pare no, perché altrimenti non verrebbe diciamo spinto un po' da altre parti, però anche questo è un profilo interessante. Io credo che la Roma per completare il reparto deve fare acquisti di questo tipo, ne deve fare uno di livello, anche spendendo soldi, e ve l'ho già detto, io andrei all in su Frattesi, ma proprio a occhi chiusi, ma anche eventualmente dopo aver preso lui, e sarei contentissimo, secondo me a centrocampo serve anche qualcos'altro. Poi voi direte, sì, vuoi esagerare, stiamo parlando comunque di voci, io non mi sento in colpa nel dirvi che per me Matic, Bove, Cristante, Frattesi e Pereira sarebbe un centrocampo di assoluto livello. E visto che la Roma sono 2 anni che è sempre lì lì, che finisce il calciomercato con sì abbiamo fatto bene, però adesso che è il terzo anno di Mourinho, che probabilmente sarà anche l'ultimo, io non credo che si parlerà di rinnovo così tanto per, è già tanto che tu l'hai tenuto per 3 anni, non so neanche se lui c'è stato 3 anni in una squadra, forse con Real Madrid, ma non ne sono sicuro, devi fare una squadra di livello. E per me, visto che Mourinho premia l'uomo ancor più delle qualità tecniche, e l'abbiamo visto, uno come Pereira sarebbe, ripeto, fantastico. Magari esagero io, magari per voi sarà un giocatore normale e non è sicuramente un fenomeno assoluto, però in un centrocampo come quello della Roma sarebbe un miglioramento evidente. E se voi mi dite finisco il calciomercato con Matic, Bove, Cristante, Frattesi e Pereira, io al reparto do 8,5 se non 9 per le disponibilità economiche che la Roma può disporre in questo momento. Comunque, il mondo è bello perché è vario, ed infatti ne approfitto per chiedervi direttamente a voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Cosa ne pensate di Pereira? Cosa ne pensate di Elias Skiri? Ditemi secondo voi se possono essere profili adeguati alla Roma. Vi ricordo che entrambi sono a parametro zero perché a breve si svincoleranno da Udinese e Colonia. Ditemi la vostra opinione, noi ci vediamo presto per un altro video, non credo che ne farò altri, come dico sempre, io per ora rimango qui, già comunque siamo a 4 argomenti in giornata, se ne arriva qualcun altro clamoroso stasera, tipo ufficialità di qualche tipo, ve ne parlerò o qui oppure sui miei altri profili social. Mi raccomando, se ancora non lo fate, seguitemi anche lì, che sto cercando di essere attivo nonostante io non sia mai stato troppo costante nell'arco della mia carriera sui vari profili social. Un saluto a tutti, sempre Forza Roma, e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!